Siamo due donne che chiedono giustizia da 10 anni e oggi la chiedo ad altre due donne che hanno i mezzi per poterla garantire. La prima è Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio. A lei dico che nessuno sta indagando su chi picchiò David prima di morire e che nessuno della Procura di Siena sta pagando per gli errori inammissibili compiuti sin dall'inizio. La seconda è Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, a cui dico che abbiamo il diritto a un'indagine seria, senza sconti, per omicidio. Il 21 marzo dell'anno scorso, Carolina Orlandi ha lanciato un appello al Presidente del Consiglio e alla leader dell'opposizione, chiedendo loro di mantenere viva l'attenzione sulla morte del suo patrigno, David Rossi. Lo stesso appello è stato sostenuto anche dalla madre Antonella. David Rossi, manager della banca Monte dei Paschi di Siena, è precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, perdendo la vita la sera stessa. Dopo l'appello della figliastra e della moglie, la Camera dei Deputati ha approvato l'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta per stabilire se la caduta fosse un suicidio o un omicidio. Poco dopo, tutto è stato sospeso. Solo il 5 marzo di quest'anno, dopo un anno di attesa, la commissione ha iniziato i suoi lavori. In occasione del 6 marzo, la famiglia ha organizzato una manifestazione per chiedere giustizia. Da quando è accaduto nel 2013 si è discusso e scritto molto sul caso. All'epoca la banca, dove Rossi ricopriva il ruolo di capo della comunicazione, era coinvolta in uno scandalo finanziario, portando all'ipotesi che il manager si fosse tolto la vita in previsione di un'indagine. Altre ipotesi sono state esplorate. Una di queste ha suggerito l'esistenza di festini a luci rosse ai quali partecipavano banchieri, politici, magistrati e persino un prete. Gli inquirenti hanno avviato un'indagine su queste accuse, ma non hanno trovato collegamenti tra i presunti festini e la morte di David. Uno degli elementi centrali delle varie indagini riguarda l'orologio del manager. Secondo una perizia tecnica, sembra che l'orologio sia stato gettato dalla finestra 20 minuti dopo la caduta di Rossi. I danni alla cassa dell'orologio non sarebbero compatibili con la dinamica dei fatti, stabilirono i periti. A supporto di questa teoria, sono state analizzate le immagini di una telecamera che hanno catturato sia la caduta di Rossi che, 20 minuti più tardi, quella di un oggetto. Si presume che questo oggetto possa essere l'orologio di Rossi. Se confermato, ciò implicherebbe che nella stanza in cui Rossi è caduto vi fossero altre persone, suggerendo che il suo suicidio potrebbe essere stato orchestrato per nascondere qualcos'altro. Neppure questa perizia ha portato a ulteriori sviluppi nelle indagini. Questa è la seconda volta che viene istituita una commissione d'inchiesta sul caso. Durante la prima indagine, emerse che 3 magistrati entrarono nell'ufficio di Rossi poco dopo l'incidente senza redigere un verbale. Al momento dell'arrivo della scientifica, incaricata di fotografare la scena, i magistrati erano già presenti. Sebbene la Procura di Genova abbia indagato su questo fatto, non furono riscontrati reati da parte dei magistrati, quindi il caso venne archiviato. Il caso Rossi è tornato alle cronache recentemente dopo che Gian Davide De Pau, già sotto processo per l'omicidio di 3 escort a Roma, si è autoaccusato dell'assassinio di Rossi. Il suo avvocato ha richiesto che 2 agenti di polizia, con i quali De Pau avrebbe parlato in carcere nel 2019 confessando l'omicidio, vengano interrogati. Nonostante la confessione, il verbale dell'incontro non è stato trovato negli atti ufficiali. De Pau, noto come il killer delle prostitute, è stato implicato anche nell'omicidio di Luselli Molina Camargo, un'altra escort uccisa a Siena 3 giorni prima della morte di Rossi. Per questo omicidio, William Villanova Correa è stato condannato definitivamente. De Pau potrebbe essere però coinvolto in qualche modo. Le 2 scene del crimine sono distanti appena 250 metri e la Camargo sarebbe stata coinvolta nei presunti festini. La nuova commissione d'inchiesta dovrà indagare anche su questa possibile connessione.